Adesso riprendo il video precedente e andiamo a flessare, a piegare questa dentiera per farla diventare a 17 denti, per farla diventare una vuota dentata. Ok, naturalmente è approssimata, non verrà sicuramente giusta come quella fatta con l'evolvente e così via. Anche se dovrebbe avvicinarsi, perché comunque, vabbè, andrò a indagare, ok? Magari in un video vedrò quanto questa cambia rispetto a una ruota dentata fatta devolvente. Da un punto di vista teorico, didattico, dovrebbe essere uguale, se naturalmente il flesso è un comando con un algoritmo corretto. Ok, chi lo sa. A questo punto io vado a chiamare il comando flesso. E dunque vado a chiamare il comando flesso. È sempre un po' difficile usare questo comando, non è ancora assorbito bene. Dunque vado qua, ok, qui io metterò questo qui sull'Y metterò 17, sull'X metterò 0 e sullo Z metterò 0, e qua dovrebbe essere giusto. Adesso i piani, questi qua, io metterò 0 qua, lascio 90 qui e metto 0 qua. A questo punto dovrebbe essere giusto. Piegatura. Qui andiamo a mettere 360. In automatico dovrebbe trovare lui il raggio. Adesso vediamo se lo fa. Però mi fa questo. Allora io faccio così. Non me lo fa bene, c'è un problema sull'algoritmo. Togliamo via bordinetti. Vediamo se lo fa. E adesso me lo fa. C'è questa problematica, ma vabbè. Insomma, chi se ne frega. Io mi sono disegnato la mia ruota dentata e vado a salvarla, no? Naturalmente poi qua posso riempirla, ok? Adesso se poi voglio farla elicoidale, questa ha denti dritti, 17 denti, modulo 2. Qui dopo bisogna vedere se effettivamente, vedete che è un arco, sicuramente non è proprio, da un punto di vista teorico dovrebbe essere corretto, perché io avvolgo, dovrebbe essere corretta, in realtà per me non sarà corretta, semmai farò un video di confronto tra le due ruote dentate, però è un modo, perché no, schematico per creare in modo abbastanza facile, ma molto vicino a mio avviso alla teoria, soprattutto prima del flesso, e dunque numero di denti, angolo di pressione e così via, però perché no? Didatticamente a mio avviso molto utile, magari prima di introdurre, perché potrebbe essere uno step interessante per far vedere gli elementi fondamentali di una ruota dentata. Prima magari di parlare del volvente, prima, ecco, potrebbe essere, o se no, se uno non vuole parlare del volvente, però vuole, cioè non vuole approfondire, parla del volvente, ma non vuole entrare nel discorso del volvente, che però, perché comunque bisogna far vedere e così via, potrebbe essere anche interessante farla costruire così. Così ci sono quegli elementi fondamentali che sono modulo, numero di denti, angolo di pressione, si parla della dentiera, insomma, da addendum, dedendum, e dunque da un punto di vista didattico questo modo di fare, a mio avviso, è molto utile, ecco. Difatti adesso sto pensando, mi viene in mente che io potrei introdurre in questo modo la ruota dentata facendoli ragionare con questi termini, al di là, prescindendo dall'evolvente, in modo che cominciano a capire i termini, e poi passare all'evolvente e costruire la ruota dentata in modo vero, corretto, ecco, perché per me questa lunghezza del largo
dell'arco 3.23 mi fa ipotizzare che non è proprio corretta al 100%. Poi c'è questo difetto della congiunzione che qua non ce l'ho. Vabbè, qua si potrebbe vedere, però lo scopo di questo video era non ho, che poi si è trasformato in un discorso didattico. Non ho le toolbox, non so come farlo a devolvente o non ho tempo per farlo a devolvente, la costruisco così in modo approssimato. 2 video fa l'ho fatto vedere in un certo modo, magari più veloce, meno attinente alla teoria, questo qui invece è un attimo più attinente alla teoria. Però lo scopo era quello di creare una ruota dentata approssimata, ecco, nel senso, semplicemente per poi andare a fare la rappresentazione in 2D, nella messa in tavola. A questo punto io nascondo lo schizzo, poi, come avevo fatto vedere nell'altro video, posso anche andare di nuovo a usare flesso, ok, per andare a farlo diventare un'elica, e dunque avevamo detto, scelgo questo. Mettiamo torsione, ok. I piani non potevamo far così se non mi ricordo male. Adesso andiamo a mettere questi piani così. Questo no, 90. Questo mettiamo 90 e questo mettiamo 0. Vediamo cosa succede. Non succede niente. Dunque io devo ruotarli lungo l'asse Y e dunque mettiamo 0. Ok, perfetto. Questo potrei metterlo 0. No, no, è meglio fare così, lasciare così. Adesso torsione e qui andiamo a mettere 15 gradi. O mettiamo 12. E a questo punto io ho la mia ruota dentata a denti elicoidali. E dunque poi riempio qua, come si fa il solito, ok. Possiamo anche andare a mettere questo tasto destro, ma qui, cioè, nel senso, qui possiamo semplicemente, mi metto qua in posizione, un metodo converti entità e poi andrò a fare un cerchio qui, quello che voglio, non so, andiamo a fare 10, 10, ok, e poi vado a fare funzione estrusione. Però cieco passante, perché non me lo prende? Perché questo stranissimo. Ah, perché non è unita. Vediamo se adesso me lo prendo. Non è unita. Ma se no, io faccio così. Facciamo così. Se, per creare questo problema qui. Adesso cancello. Andiamo a tirare un cerchio vero e proprio, non ci avevo pensato. Uno schizzo, un cerchio, e andiamo un po' qua sopra. Qua sopra, così sto. Se ho questo che non mi converte bene, e andiamo a prendere questo pezzettino e gli diamo, non so, 1 mm, 0,5, 0,5, in modo che. Sono sicuro di. E qua vado a funzione, estrusione, cieco passante. Ok, e così mi sono costruito. Perché ho questo problema, non è proprio perfetta, perfetta. Vediamo se riusciamo a fare. E questa cosa devo vederla poi, fino alla superficie, questa qui. Vediamo cosa mi fa. Ah, ok, è meglio più che passante fino alla superficie. Sì, dai, tanto è approssimata, insomma. Ok, fino alla superficie, ecco. Vabbè, dopo vorrò confrontare con una ruota dentata a denti diritti, che magari si avvicinerà, ma. Naturalmente quella elicoidale sicuramente avrà ancora più problemi di vicinanza con la ruota dentata elicoidale reale, cioè quella vera, ecco.
Però, ripeto, è un modo per conoscere un comando nuovo, è un modo, a mio avviso, didattico per come primo approccio alle ruote dentate. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.